Nel libro di Ezechiele, capitolo 9. Ezechiele, capitolo 9. Avvicinare quelli che devono punire la città con la sua arma di distruzione in mano, ognuno con la sua arma di distruzione in mano, ed ecco venire dalla direzione della porta superiore che guarda a nord sei uomini, ognuno con la sua arma di disterminio in mano. In mezzo a loro stava un uomo vestito di lino che aveva un calamaio di corno da scriba al fianco. Appena giunti si fermarono presso l'altare di bronzo. Allora la gloria del Dio di Israele si alzò da cherubino sul quale stava, andando verso la soglia del tempio. Egli chiamò l'uomo vestito di lino che aveva il calamaio di corno da scriba al fianco. E l'Eterno disse: passa in mezzo alla città, in mezzo a Gerusalemme, e fa un segno sulla fronte dei uomini che sospirano e gemono per tutte le abominazioni che si commettono nel suo mezzo. E agli altri disse in modo che io sentissi: passate per la città dietro di lui e colpite, il vostro occhio non abbia compassione e non usate alcuna pietà. Uccidete fino allo sterminio, vecchi, giovani, vergini, bambini e donne, ma non avvicinatevi ad alcuno su cui si sia il segno. Incominciate dal mio santuario. Così essi incominciarono dagli anziani che erano davanti al tempio. Quindi disse loro: contaminate il tempio e riempite di uccisi i cortili. Uscite. Essi allora uscirono e fecero strage nella città. Mentre essi facevano strage e io ero rimasto solo, cadi sulla mia faccia e gridai dicendo: ah Signore Eterno, distruggerai tutto il residuo di Israele riversando il tuo furore su Gerusalemme? Egli mi rispose: l'iniquità della casa di Israele e di Giuda è estremamente grande, il paese è pieno di sangue e la città è piena di depravazione. Infatti dicono: l'Eterno ha abbandonato il paese, l'Eterno non vede. Perciò anche il mio occhio non avrà compassione e non userò alcuna pietà, ma farò ricadere sul loro capo la loro via. Ed ecco l'uomo vestito di lino, che aveva un calamaio di corno da scriba al fianco, fece il suo rapporto dicendo: ho fatto come mi hai comandato. Apocalisse capitolo 7. Apocalisse capitolo 7, leggiamo dal primo versetto fino al versetto 7. E dopo queste cose vidi quattro angeli che stavano in piedi ai quattro angoli della terra e trattenevano i quattro venti della terra, perché non soffiasse vento sulla terra, né sul mare, né su un albero. Poi vide un altro angelo che saliva dal sol levante, il quale aveva il sigillo del Dio vivente, e gridò a gran voce a quattro angeli ai quali era stato dato di danneggiare la terra e il mare, dicendo: non danneggiate la terra, né il mare, né gli alberi, finché non abbiamo segnato i segni del nostro Dio sulle loro fronti. Quindi udì il numero di quelli che erano stati segnati, 144.000, segnati di tutte le tribù dei figli di Israele. Della tribù di Giuda, 12.000 segnati. Della tribù di Ruben, 12.000 segnati. Della tribù di Gad, 12.000 segnati.
della tribù di Aser 12.000 segnati, della tribù di Neftalì 12.000 segnati, della tribù di Manassè 12.000 segnati, della tribù di Simeone 12.000 segnati, della tribù di Levi 12.000 segnati, della tribù di Isaacar 12.000 segnati, della tribù di Zabulon 12.000 segnati, della tribù di Giuseppe 12.000 segnati, della tribù di Beniamino 12.000 segnati. Che Dio vi benedica. Ancora una volta che Dio vi benedica. Grazie di essere venuto affinché possiamo lavorare insieme. Il mio soggetto è sempre il mistero del tempo. E siamo partiti, abbiamo visto che William Branham, quando abbiamo parlato l'altra volta, abbiamo visto che fratello Branham ha preso Apocalisse 9, Apocalisse 8, 13 e ti ha parlato là dove c'era un'aquila che volava. E abbiamo capito che questa aquila è il messaggero dell'oro. E William Branham dice, se notate, dietro a questo messaggero ci sono tre guai che lo seguivano. E abbiamo capito che i guai sono il primo guaio abbiamo visto che è la prima guerra mondiale, il secondo guaio abbiamo visto che è la seconda guerra mondiale, e William Branham dice, vedete ora in che cosa entriamo. Dunque è lì che siamo, abbiamo in che cosa entriamo. Dunque tutte queste cose qua seguono il terzo angelo, che è l'aquila del tempo della fine. E William Branham ha detto che la prima guerra mondiale, e noi abbiamo capito che tutte queste cose che di cui la Bibbia parla, Dio, come dice fratello Branham, Dio non fa il pagliaccio per nessuno. Dio arriva e adempie la sua parola. Dio non guarda in faccia a nessuno per dire questo. Infatti, se voi avete notato, quando abbiamo letto nel libro di Ezechiele capitolo 9, è scritto, passa nella città, uccidi vecchi, anziani, bambini. Dio non guarda in faccia a nessuno. Dio deve adempiere la sua parola. E qualcuno ha chiesto a fratello Branham, ma i bambini quali saranno? Saranno nel rapimento? Branham dice, se sono predestinati. Dunque Dio non è che Dio fa favoritismo, ma Dio viene per adempiere la sua parola. E vediamo Branham disse che Dio viene per fare la sua gloria, non la gloria di un uomo o di un popolo, ma Dio fa le cose che danno gloria a lui. Perché se noi andiamo a vedere in Egitto, Dio ha detto a Mosè, tu devi andare a Faraone e io farò in modo che il Faraone sia indurito affinché fa esplodere la mia gloria, non la gloria di Mosè, non la gloria di un popolo, ma la gloria di Dio, affinché l'Egitto possa capire che c'è un Dio vivente. Dunque tutti gli avvenimenti che si sono successi in questi anni, in cui noi abbiamo letto il messaggio, vediamo che tutto viene per adempiere la scrittura. E siamo partiti dal fatto che la prima guerra mondiale, la seconda guerra mondiale e l'ultima guerra, che sarebbe l'ultima, che sarebbe la guerra atomica, che distruggerà tutto, perché leggeremo fratello Branham ancora. Abbiamo visto che Dio ha un tempo in cui lui fa le sue cose, e abbiamo capito che Dio già dall'inizio, già dal giardino dell'Eden, aveva un piano stabilito. E nel piano stabilito, lui abbiamo visto che quando Mosè, scusatemi, qui ho la voce un po', abbiamo visto che Mosè aveva detto ai figli di Israele, quando voi prendete l'agnello, lo dovete tenere per 14 giorni, prima di uccidere l'agnello. E vediamo che non prende 14 giorni e fa 7 più 7, perché ci sono le 7 epoche della Chiesa Giudea, e le sette epoche delle nazioni. E William Branham dice che ogni epoca aveva il suo agnello. L'agnello, i giudei avevano l'agnello a quattro zampe, e le nazioni abbiamo l'agnello a due piedi. E William Branham dice l'agnello delle nazioni è quello vero, e per questo che la salvezza di Israele deve venire da Zion. E William Branham dice che Zion è la sposa. Dunque se Israele deve ricevere la salvezza,
deve venire qui, perché abbiamo il vero sangue, loro hanno il sangue che non è vero. È chiaro? E dunque Dio aveva già prefigurato tutto già nell'Antico Testamento. E quando alla fine dell'epoca ebrea, l'epoca ebrea dovrebbe finire nell'anno 33, ma Dio si è riservato 3 anni e mezzo per ritornare a parlare con Israele, e cercheremo di toccare 3 anni e mezzo dopo. Ma quando l'epoca ebrea siamo arrivati qui, William Branham disse che è successo qualcosa a Gerusalemme nell'anno 33, che c'è stato il parlare lingua, e il parlare lingua ha segnato la fine dell'epoca ebrea. Lo voglio leggere un po' prima di entrare in questo messaggio. 7 epoche della Chiesa, pagina 120. Branham dice qualcosa qui. Le lingue non sono l'evidenza del risveglio. Esse sono l'evidenza della morte. Dunque il parlare in lingua di 2000 anni fa non era che c'era un risveglio che doveva iniziare, ma era il segno della morte, dice fratello Branham. Le lingue proclamarono l'evidenza che la religione cerimoniale dei giudei era finita. Dunque la religione cerimoniale dei giudei è finita con quello che è successo 2000 anni fa, quando Pietro e gli altri sono entrati nella camera alta, hanno parlato in lingua, Dio chiudeva l'epoca ebrea e ha cominciato a trattare con i gentili. Branham dice, le lingue proclamarono l'evidenza che la religione cerimoniale dei giudei era finita e che una nuova epoca era cominciata. Dunque è finita l'epoca giudea e Dio inizia una nuova epoca che sarebbe le 7 epoche della Chiesa. Ok. E William Branham disse, oggi le lingue stanno calando il sipario sull'epoca della Chiesa gentile e il Vangelo sta per ritornare ai giudei. Dunque quando anche noi nella parte dei gentili a 1906 hanno avuto il parlare in lingua, la gente pensava che c'era un risveglio che doveva iniziare nel mondo gentile, ma William Branham dice no, Dio sta chiudendo la porta dei gentili per tornare agli ebrei, perché rimangono 3 anni e mezzo e Dio deve trattare con loro. Disse, oggi le lingue stanno calando i sipari sull'epoca della Chiesa gentile e il Vangelo sta per ritornare ai giudei. La gente parla riguardo alle lingue, annunciando un grande movimento spirituale. Invece essi hanno perso la barca. La verità invece è che si sta scrivendo la fine di ogni idea umana, programmi e regni, e che il regno di Dio sta per iniziare. Svegliati, o popolo di Dio, svegliati. Dunque le lingue hanno calato i sipari sull'epoca dei gentili. Prendiamo sempre nelle 7 epoche, pagina 39. William Branham dice qualcosa qui. E mentre noi lasciamo questa figura di Giuseppe, c'è ancora una cosa su cui vorrei attirare la vostra attenzione riguardo a questo tempo della fine. William Branham dice, voglio attirare la vostra attenzione su questo tempo della fine. Fratelli, noi abbiamo ricevuto un messaggio che è grande. Amen. E noi dobbiamo capire perché Dio ha mandato un profeta. Perché un profeta non viene sulla terra solo per poco. Se Dio scende sulla terra, vuole dire che Dio sta facendo qualcosa. Disse, e mentre noi lasciamo questa figura di Giuseppe, c'è ancora una cosa su cui vorrei attirare la vostra attenzione riguardo a questo tempo della fine. Voi ricorderete che mentre Giuseppe stava davanti ai suoi fratelli, quando Beniamino non era ancora con loro, egli parlò tramite un interprete.
Sebbene egli conoscesse bene l'ebraico, egli parlò ai suoi fratelli in un'altra lingua. Sapevate che la prima epoca gentile, l'epoca di Babilonia, cioè la testa d'oro, vi ricordate del festino di Belsasar? L'epoca è finita con il parlare in lingua sul muro. E Branham dice, sapevate che la prima epoca gentile, l'epoca di Babilonia, cioè la testa d'oro, finì con un messaggio in lingua scritto sul muro, e questa epoca finirà allo stesso modo. Dunque l'epoca di Laodicea finirà allo stesso modo. L'abbondanza di lingue in questo giorno è un'ulteriore prova che i tempi dei gentili sono passati. Non è che i tempi dei gentili continuano, ma nel 1906 i tempi dei gentili sono passati. E Dio, e che Dio si sta rivolgendo a Israele. Dunque, in 1906 è successo la stessa cosa che è successo a Gerusalemme 2000 anni fa. Gerusalemme hanno parlato in lingua, Dio ha chiuso con gli ebrei. 1906 hanno parlato in lingua a Los Angeles, a Sud Springs, e la gente ha pensato che era il segno di un risveglio. È Dio che chiudeva l'epoca delle nazioni perché deve iniziare a trattare con Israele, perché Israele deve ritornare nella sua patria per adempiere la rimanenza dei 3 anni e mezzo, perché voi sapete che 70 settimane sono state fissate per il popolo di Daniele, e fino alla croce hanno usato 69 settimane e mezza. Allora rimangono 3 anni e mezzo per loro, mezza settimana, che loro devono adempiere. E Dio, calando il sipario sull'epoca dei gentili, deve ora tornare a parlare a Israele. Ma Dio non tratta mai con Israele se Israele non è sulla sua terra. Ma Israele deve ritornare nella sua patria. E per ritornare nella sua patria, Dio deve fare qualcosa per muovere questo popolo. Qualcosa deve succedere, perché se non succede niente, perché fratello Branham dice in Egitto il popolo stava bene, facevano la schiavitù e vivevano così, ma Dio ha fatto sì che un faraone salisse sul trono, e quel faraone non conosceva Giuseppe, e quel faraone ha cominciato a aumentare il peso del lavoro per loro. E quando il faraone ha cominciato a aumentare il peso dei lavori, allora hanno cominciato a gridare a Dio. E quando hanno cominciato a gridare a Dio, allora Dio ha fatto uscire dal suo calendario Mosè e l'ha mandato sulla terra. Perché Mosè era nel piano di Dio e Mosè non poteva venire finché il popolo non sia pronto ad accogliere. E William Branham disse nell'opuscolo, il testo Esodo, disse, Padre Celeste, noi per fede guardiamo verso il futuro. Sto guardando ora per fede verso un qualcosa in arrivo, Signore, sulla terra, che attirerà insieme il tuo popolo. Quando vediamo le chiese denominazionali così bloccate e che diventano così diverse, si tratta veramente di spingere fuori le persone, proprio come fu in Egitto, un faraone che sorge che non conosceva Giuseppe. Ok, seguite il paragrafo 45, è lì che iniziamo la predicazione. Come fu in Germania e su in Russia, in Italia, il popolo suscitò dei Giuseppe, Hitler e Stalin, Mussolini, che odiavano i giudei. Dunque c'è stato dei uomini che furono suscitati all'epoca per odiare i giudei, perché non si sa. Hanno cominciato a odiare i giudei, perché? Perché Dio deve adempiere la sua parola. E Dio per adempiere la sua parola fa entrare un sentimento in un popolo. E come voi vedete qui, voi vedete che il fratello Branham dice che la Russia, il re del nord, deve distruggere. Questo lo credete vero? E William Branham, a voi avete notato in tempo, voi vedete che
Dopo il passaggio di un presidente in Russia, Mikhail Gorbachev, a un certo momento la Russia è come caduta sul piano militare. Ma avete notato che in tempo di meno di 30 anni la nazione russa è diventata la nazione più potente militarmente sulla terra? Come hanno fatto? Perché Dio, la mano di Dio sta lavorando là. E voi noterete, perché ogni risveglio che Dio manda sulla terra, se voi seguite bene Dio, vedete che quando Lutero ha protestato contro la Chiesa Cattolica e ha preso la Bibbia e l'ha tradotto, nella stessa epoca hanno scoperto la tipografia. Sì. Perché Dio aveva bisogno della tipografia affinché la Bibbia arriva a tutti. In ogni nazione che c'è stato un risveglio, c'è stato anche un risveglio dell'industria. Sì. Se noi saliamo della Germania, dove Lutero, il suo risveglio, ha fatto nascere la tipografia, se voi leggete l'opuscolo, e per questo che dico ai fratelli di leggere, leggete l'opuscolo, il conto alla rovescia. Fratello Branham dice, se vedete Lutero, subito che Lutero ha iniziato le sue cose, la tipografia fu scoperta, perché la tipografia serviva a Dio, perché dietro ogni scoperta umana, prima che Satana lo usa per i suoi eroi, Dio lo usa per uno scopo spirituale. Allora, se lasciamo Lutero e saliamo dall'altra parte, andiamo in Inghilterra, dove abbiamo avuto John Wesley, voi vedete subito che con il risveglio di Wesley hanno avuto anche la rivoluzione industriale in Inghilterra. Se l'avete studiato nella storia, la rivoluzione industriale ha fatto sì che l'Inghilterra ha dato tanti mesi e i missionari sono andati dappertutto. Sì, sì. E quando arriviamo nel 1906 in America, vedrete che quando c'è stato a Sousa Street, l'America ha fatto tanti scoperti nel domenio tecnico, tecnologico e della scienza, affinché il settimo messaggero possa avere il tempo di viaggiare, di fare 7 volte il giro del mondo per portare questo messaggio dappertutto. Perché le scoperte scientifiche vanno di pari passo con le scoperte spirituali. Allora, il fratello Branham disse, come fu in Germania e fu in Russia e in Italia, il popolo suscitò dei Giuseppe, Hitler e Stalin, Mussolini, che odiava i giudei. C'è stato un sentimento in quei anni che i popoli hanno cominciato a odiare i giudei, perché Dio voleva adempiere la sua parola. E ogni volta che Dio, è come l'ho sempre detto qui, che il mercante di schiavi che ha comprato Giuseppe, è un uomo d'affari che faceva affari, ha comprato Giuseppe, ma stava adempiendo una parola che Dio aveva pronunciato a Abramo: il tuo popolo sarà in Egitto in cattività per 400 anni. E quel mercante di schiavo ha adempito quella parola, senza rendersi conto che lo stava adempiendo. E Abramo disse: e come la Russia deve bombardare il mondo con la bomba atomica, Dio ha fatto sì che salisse sul potere un presidente che poteva dare tutti i mesi alla tecnologia affinché le bombe e le teste nucleari siano preparate per l'ultima guerra. E per questo, se voi seguite la storia di Putin, vedete da dove è venuto, non saprete perché un uomo si è venuto al potere. Se guardate la sua storia, direte: ma qui questo uomo come ha fatto per diventare presidente? È bizzarro, se avete il tempo di leggere la sua storia. Perché Branham dice anche bello conoscere i giganti della vostra epoca, perché in ogni epoca ci sono dei giganti. Se leggete il libro di Genesi, la Bibbia parla dei giganti che hanno influenzato le loro epoche. Dunque nella nostra generazione abbiamo anche dei giganti che hanno influenzato la nostra epoca. Come fu in Germania e fu in Russia, in Italia il popolo suscitò dei Giuseppe, Hitler, Stalin, Mussolini, che odiavano i giudei e si dovettero tornare nella loro patria. Quel sentimento di odio è stato mandato proprio da Dio stesso affinché Israele possa entrare in una condizione
perché loro devono ritornare nella loro patria, perché rimangono 3 anni e mezzo. Essi dovettero tornare nella loro patria. Dio, è una preghiera di fratello Brano che stava facendo, l'ho preso nella preghiera che ha fatto lui. Dio, tu hai modi di fare le cose che noi non comprendiamo. Tu li hai messi alle strette, nessuna dimora in Germania, ogni cosa portata via da loro, pure in Italia, Russia, nessun posto dove andare, e furono mandati indietro alla loro patria, proprio per adempiere la parola. Dunque quel sentimento è venuto perché la parola di Dio deve essere adempiuta. Oh, paragrafo 46, testo Esodo. Oh, la mano amorevole di Dio, come a volte sembra crudele il modo in cui le persone soffrono, ma ancora è la tenera mano di Giova che guida i suoi figlioli. Noi ti ringraziamo, Signore. Dunque Hitler e tutta quella gente fu suscitato perché Israele deve ritornare nella sua patria. E quel sentimento di odio è entrato nella gente verso Israele. Perché il sipario 1906 è calato sull'epoca dei gentili e Dio deve iniziare a parlare a Israele. E Israele deve ritornare sulla sua terra. E allora abbiamo letto Ezechiele capitolo 9, abbiamo letto Apocalisse capitolo 7. E fratello Branham ha preso le due scritture, Apocalisse capitolo 9, Ezechiele 9, e l'ha legato a Apocalisse 7. Prendiamo Apocalisse capitolo 7 insieme. E dal primo versetto: e dopo queste cose vidi 4 angeli che stavano in piedi ai 4 angoli della terra e trattenevano i 4 venti della terra, perché non soffiasse vento sulla terra, né sul mare, né su un albero. Poi vidi un altro angelo che saliva dal sole levante, il quale aveva il sigillo di Dio, del Dio vivente, e gridò a gran voce ai 4 angeli, ai quali era stato dato di danneggiare la terra e i mari, dicendo: non danneggiate la terra, né i mari, né gli alberi, finché non abbiamo segnati i segni del nostro Dio sulle loro fronte. Questo è Apocalisse. E se scendete, vedete che hanno dato il numero dei segni che devono essere segnati. Il numero dei servi che devono essere segnati sono 144.000. E quando noi prendiamo Apocalisse capitolo 7 e andiamo a trovare il messaggero dell'ora, lui ci spiega che cos'è Apocalisse capitolo 7. Perché abbiamo visto che il primo guaio è la prima guerra mondiale, il secondo guaio è la seconda guerra mondiale e il terzo guaio l'ultima guerra, che sarà la guerra atomica, e tutto finirà. Ora andiamo a chiedere al fratello Brano Apocalisse 7 che cosa significa per noi. Nell'opuscolo le 10 vergini e 144.000, William Branham disse, ha preso lo stesso testo che abbiamo preso questa mattina: dopo ciò io vidi 4 angeli ai 4 angoli della terra che ritenevano i 4 venti della terra, affinché non soffiate vento sulla terra, né sul mare, né su nessun albero. E io vidi un altro angelo che saliva dall'Oriente con il sigillo del Dio vivente,
Ed egli grida a voce alta ai quattro angeli a chi è stato dato di danneggiare la terra e i mari, dicendo: non danneggiate la terra né i mari né gli abili fino a che noi abbiamo sigillato sul fronte gli schiavi del nostro Dio. Paragrafo 63. Ora ricordate che i servi di Dio sono i giudei. Abramo era il suo servitore. Dunque, quando si parla dei servi qui, sono i giudei. Tanto Giovanni ti ha detto che sono i 144.000. E andiamo avanti. E ora ricordatevi qui che i servi di Dio sono i giudei. Abramo era un servitore. L'uomo delle nazioni non è un servitore. Egli è una sposa. Noi siamo la sposa di Cristo, perché Giuseppe fu rigettato affinché Giuseppe possa andare là in Egitto per avere una sposa. Dunque noi che siamo i gentili, e fino ad oggi se voi andate anche in Israele, vi chiameranno gentili. Ci chiamano ancora fino ad oggi gentili, pagani. Se voi andate da loro e dite conosce Gesù, ti diranno: Gesù era uno che è uscito così e non ha rispettato le leggi e è andato via. Voi seguite Paolo, la religione di Paolo e di Gesù. Loro non vogliono sentire di queste cose qua. Ti chiamano sempre pagani. Anche oggi se andate là. Ok. Ora ricordate che i servi di Dio sono i giudei. Abramo era un servitore. L'uomo delle nazioni non è un servitore. Egli è una sposa. Egli è un figlio. Il figlio, la Chiesa. La Chiesa, i giudei sono i servitori. Oh, se noi abbiamo soltanto il tempo di prendere il senso di queste parole fino in fondo, lo faccio quando sono nel mio ufficio, quando studio tutte queste cose qua e nelle mie note. I giudei sono dei servitori. Se io prendo il tempo su queste parole, se io prendo il tempo su questa parola servitore, non possiamo toccare gli altri punti, e per questo pensate a questo mentre andiamo avanti in tutta la Bibbia. E voi vedrete che il giudeo è il servitore di Dio. Oh, che bello parallelo che noi possiamo stabilire. Se noi possiamo ritornare a Ezechiele 4, noi vediamo che là è detto qualcosa di simile. Che è già arrivato, e li guardava i muri e facendo ciò e li vide le abominazioni fatte nella città. Allora a capitolo 9, se i uomini vengono avanti con gli strumenti di distruzione alla mano, e si sono fatti avanti per distruggere la città di Gerusalemme, ma prima che iniziano a distruggere, e li furono ritenuti perché qualcuno viene vestito di bianco e portava una penna alla cintura. Quanti l'hanno già letto? Ezechiele 9 capitolo 2. Egli aveva qualcosa per scrivere al suo fianco ed egli era vestito di bianco. E dite: non entrate nella città, non distruggete niente. Egli si avvicinò e ha messo il sigillo su di loro e anche sui vicoli, egli le ha sigillati prima. Poi dopo i sei che avevano gli armi di distruzione entrarono nella città e hanno distrutto tutto senza pietà. E li hanno massacrato uomini e donne, bambini, tutti quelli che non avevano il sigillo che aveva il primo uomo, tutti quelli che non avevano quel sigillo erano stati uccisi. Allora Dio voleva distruggere. E la terra deve essere distrutta, perché fratello Branham dice che ogni 2000 anni Dio fa qualcosa sulla terra. E sappiamo che i primi 2000 anni, da Adamo fino a Noè, abbiamo avuto 2000 anni e Dio ha mandato il diluvio. Da Noè fino a Gesù Dio doveva distruggere la terra, ma abbiamo avuto la croce che ha fermato l'ira di Dio
il diluvio aveva colpito di Dio. Poi da Gesù, dice il fratello Romano, fino a noi, poi nell'anno 1954, abbiamo avuto altri 2000 anni, lo dice nell'opuscolo il Marchio della Mente. E Dio deve distruggere la terra, perché l'epoca dei gentili è finita. Ma come l'epoca dei gentili è finita, che cosa deve fare Dio? Dio ha ancora 3 anni e mezzo di tempo per Israele e per riscattare Israele, e quando avrà finito di riscattare Israele, la terra sarà distrutta. Tutto quello che rimane, qualsiasi cosa farà l'uomo, Dio non lo vedrà più, perché Dio ha avuto la pazienza con l'uomo fino qui, perché il sangue è stato versato, l'uomo è stato salvato. E allora quando Dio, abbiamo visto qui, quando 1906 c'è stato il parlare in lingua, abbiamo visto che il sipario è stato calato sull'epoca dei gentili, e l'abbiamo letto qui che Branham dice: l'abbondanza, i tempi dei gentili sono passati e Dio si sta rivolgendo a Israele, e Dio per parlare a Israele deve riportare Israele nella sua patria, sulla loro terra, ma qualcosa le deve far muovere da là dove erano per ritornare in Israele. E mentre erano in Francia, in Germania, in Russia, dappertutto, qualcosa le deve spostare da quel luogo per ritornare nella loro patria. È lì che Dio ha messo un sentimento di odio nei cuori, perché ogni cosa che proviene, proviene da Dio. Esaia dice, oh, Amos disse, non c'è niente che succede sulla terra se Dio non è l'autore. Chi l'ha letto nella Bibbia? Dio, qualsiasi cosa succede sulla terra, è Lui che è l'autore di ogni cosa. Dunque Israele deve ritornare nella sua patria, e Dio ha messo questo sentimento nelle persone di odio verso l'ebreo, perché Dio ancora è servo 3 anni e mezzo in cui deve trattare con loro affinché Israele possa usufruire del sangue dell'agnello gentile, che è il vero agnello. Perché il vero agnello, quando Dio l'aveva mandato agli ebrei, l'hanno rigettato, noi l'abbiamo accettato, l'abbiamo preso, l'abbiamo messo nel nostro cuore e l'abbiamo adorato, e è diventato il nostro sposo. Ora loro hanno bisogno di quell'agnello, hanno bisogno di quel sangue. Ma quando noi parliamo della salvezza di Israele, non stiamo parlando di tutto Israele, perché William Branham dice che il vero giudeo non è quelli giudei che vedete a Wall Street, non è quei giudei che vedete che hanno negozi. E Branham dice: sono capace quei giudei di prenderti i tuoi denti rovinati, sono pronti a togliertelo per vendertelo di nuovo. Quelli non sono i veri ebrei, ma il vero giudeo sono quegli ebrei che hanno vissuto in Iran, in Iraq, nelle piantagioni, arriveremo lì. Quelli sono i veri ebrei che aspettavano il ritorno del Messia. E William Branham dice: lo riconosceranno alla sua seconda venuta. Oh, noi crediamo che la seconda venuta è già dentro. E allora è stato un sentimento. E allora c'erano, e la Bibbia dice che c'erano delle eventi. Ora, leggiamo un po' William Branham. Ora, dopo di ciò, io vedi 4 angeli che si sono posti nei 4 angoli della terra e tenevano così, e si tenevano così nei 4 angoli della terra e bloccavano i 4 venti della terra affinché non soffiate venti sulla terra. Ognuno sa che i venti significano nella Bibbia. Che cosa significa i venti nella Bibbia? Egli rappresenta la guerra, le lotte, il diavolo e il principe della potenza dell'aria. Dunque, quando noi leggiamo il vento nella Bibbia, Branham dice che significa guerra. E 4 angeli hanno bloccato questa guerra. Hanno bloccato i venti affinché il vento non soffiasse sulla terra né sul mare, nessun alcun albero. E quando noi leggiamo
albero nella Bibbia, sappiamo che l'albero rappresenta l'uomo. Perché la Bibbia è scritta in parabola. Quando parliamo di albero, non guardate l'albero che è piantato là fuori. Perché Dio usa un linguaggio diverso dal linguaggio umano. L'albero nella Bibbia significa un uomo. Affinché il vento non soffiasse sugli alberi, affinché la guerra non colpisse gli uomini. Ok. E disse, affinché il vento non soffiasse sulla terra e sul mare. E sappiamo che il mare nella Bibbia, che cosa significa? I popoli. Questo è il linguaggio profetico. E noi, e William Branham disse, voi dovete capire il linguaggio profetico. Per capire il libro di Apocalisse, William Branham dice, non potete farlo se voi non avete il linguaggio profetico in voi, altrimenti non vedrete mai Dio. E mi piacerebbe leggere, dove fratello Branham disse, che per capire il libro d'Apocalisse bisogna avere un linguaggio, bisogna capire il linguaggio profetico. Brano dice nelle sette epoche, pagina 15. Voi ricorderete che all'inizio di questo messaggio io ho menzionato che questo libro che noi stiamo studiando, cioè il libro d'Apocalisse, è menzionato, è l'attuale rivelazione di Gesù Cristo nella Chiesa. Il libro d'Apocalisse, se avete solo mettete lì in piedi, il libro d'Apocalisse è l'attuale rivelazione di Cristo nella Chiesa, non è la rivelazione del passato, ma l'attuale. È chiaro? Dunque noi non vi presentiamo il Gesù di ieri, ma vi presentiamo il Gesù di oggi. E per questo che William Branham disse, la Chiesa Cattolica ha detto abbiamo costruito la Chiesa su Pietro. E William Branham dice come fa Dio a costruire la sua Chiesa su un uomo così instabile? Dio non può avere fiducia su un uomo instabile. Non esiste. Pietro dopo questa bella rivelazione che ha avuto, subito dopo ha rinnegato Gesù tre volte. Anzi, quando Gesù gli rivelava il piano della redenzione a Pietro, Pietro gli ha detto, così non sia Gesù. Gesù ha detto, Satana, allontanati da me. Oh, fratello, se a te ti dicono che sei Satana, che cosa farai tu, Gerardo? Perché mi ha chiamato Satana. Gesù ha chiamato Pietro Satana. Ma Pietro è rimasto lì. Perché il pensiero che aveva Pietro è contrario al piano della redenzione. Se tu ingegni un pensiero che è contrario al piano della redenzione, automaticamente tu diventi Satana. Perché Gesù dice il figlio dell'uomo deve andare a Gerusalemme per morire, per salvare. Pietro dice no, così non sia. Io impedirò questo. Gesù l'ha guardato e ha detto tu sei Satana. Non è che Pietro nella persona è stata, ma il pensiero che lui ha messo è contrario al pensiero della parola di Dio. È come se voi mi dite oggi, Signore, preghiamo affinché non ci siano delle guerre. Sono pensieri contro la parola di Dio. Perché Gesù ha detto che ci saranno delle guerre, delle sofferenze, delle terremoti. C'è stato un terremoto qua, però ho visto le mamme che piangevano i loro bambini. Mi ha sfranto il cuore. Ho detto, Signore, l'unica cosa che posso dire, allieva il loro dolore. Ma i terremoti avranno. Perché quando le vediamo sono persone come noi, che amano come noi, che mangiano come noi, che hanno sentimenti come noi, ma noi dobbiamo stare nella parte della parola. Amen. Dunque vediamo che disse, e William Branham disse, voi ricorderete che all'inizio di questo messaggio io ho menzionato che questo libro che noi stiamo studiando è l'attuale rivelazione di Gesù stesso nella Chiesa. Non è la rivelazione del passato, ma l'attuale. Chi è Gesù oggi? Dove è lui oggi? Noi non vi presentiamo un fuoco dipinto. William Branham dice un fuoco dipinto non farà bene a nessuno. Se tu hai freddo e tu vieni a casa mia, ti prendo una stufa dipinta con fuoco e ti metto accanto, che cosa ti farà? Nessun bene. Ma tu vorrai un fuoco reale, un fuoco vero che ti riscalda.
È per questo che non predichiamo un Gesù dipinto, ma predichiamo un Gesù vero, reale. Un Gesù che possiamo toccare. Ma quello che non riusciamo a trovare oggi è che il fratello William Branham dice, ieri ascoltavo l'opuscolo Shalom, dice perché non funziona? Non funziona perché i fratelli e le sorelle hanno lasciato la mondanità che si è calata tra di loro e sole. E quando la mondanità entra, non abbiamo più desiderio di pregare, perché le promesse ci sono. Sì, amen. E le promesse si adempiono sempre. Come mai quella sorella ha pregato quel giorno e Dio ha fermato l'aereo di William Branham su Chicago? Se l'ha fatto ieri, non è capace di farlo oggi. Amen. È lo stesso Dio. Ma perché non funziona? Perché la mondanità è entrata in mezzo. Troppo tempo perso nelle cose mondane, ma ricordatevi che noi siamo dei figli di Dio. William Branham dice, Gesù viveva in un mondo che nessun altro conosceva. Ma oggi in che mondo viviamo noi? Nel mondo del mondo. Che non deve essere così. Branham dice, ricordate che noi stiamo studiando è l'attuale rivelazione di Gesù stesso nella Chiesa e la sua opera nelle epoche future. Poi ho menzionato che deve essere lo Spirito Santo a darci la rivelazione, altrimenti noi mancheremo di afferrare. Dunque ci vuole la rivelazione dello Spirito Santo, altrimenti voi mancherete di vedere Dio. Quindi qui il Dio che voi aspettate può entrare per quella porta. Ma voi lo vedrete, ma come non è venuto il modo in cui voi lo pensate, non lo accetterete. Poi ho menzionato che deve essere lo Spirito Santo a darci la rivelazione, altrimenti noi mancheremo di afferrarlo. È vero, perché se voi leggete la storia di Matteo, Gesù era lì che prendeva freddo. Chi ha letto la storia di San Matteo? San Martino era un soldato che aveva la sua, come si chiama, la sua giacca di soldato, mantello. E il mantello di soldato che passava, ha visto un uomo che era per terra che aveva freddo, un vecchio che moriva di freddo, e mantello, tutti passavano, ma tutti dicevano all'epoca siamo credenti, ma come mai quel vecchio non è interessato? Ma Martino ha guardato il vecchio, ha preso la sua spada, ha tagliato il mantello in due e l'ha messo su, perché ha detto, almeno per questa notte tu non morirai, anche io non morirò, se saremo coperti tutti e due. E la notte, ecco Matteo che vede quel vecchietto e viene e dice, sono il Signore Gesù Cristo, avevo freddo e tu hai preso cura di me. Vedete il Gesù che predichiamo? Un Gesù reale, un Gesù vero, non è un Gesù che è lontano. Tu, sorella, puoi essere questo Gesù. Tu, fratello, puoi essere questo Gesù. Ma hai lasciato la mondanità e si è calato sopra di te. E tu non sei più di nessun beneficio per i figli di Dio. Fratello Branham disse, Gesù stesso nella Chiesa è la sua opera nell'epoca. Poi ho menzionato che deve essere lo Spirito Santo a darti la rivelazione. Altrimenti noi mancheremo di afferrare. Portando insieme questi due pensieri, voi vedrete che non ci vorrà un semplice studio o una riflessione ordinaria per rendere reale questo libro. Ci vuole l'operazione dello Spirito Santo. Ciò vuole dire che questo libro non può essere rivelato a chiunque. Il libro non può essere rivelato a chiunque. C'è gente che legge il messaggio, che vedono tutte queste cose, ma non è rivelato. Una cosa è di leggere, una cosa è di avere la rivelazione di quello che stai leggendo. Tu puoi leggere nero su bianco e non vedere quello che è scritto tra le righe. O quello che ci interessa a noi sono le cose che sono tra le righe. Il bianco è quello che ci interessa, quello che in realtà gli occhi umani non vedono, che solo il cuore vede, è quello che ci interessa a noi. E Branham disse, ciò vuole dire che questo libro non può essere rivelato a chiunque,
ma solo a una speciale classe di persone. Ci vorrà qualcuno con percezione profetica. Dunque, per capire Maria Umana, tu devi avere anche la percezione profetica. È per questo che Malachia 4 disse: io vi manderò Elia. Elia è stato mandato a un gruppo speciale, non a tutti. E questo gruppo ha la percezione profetica per capire quello che dice Giulia Maria Umana. È chiaro? Disse. Ciò vuole dire che questo libro non può essere rivelato a chiunque, ma solo a una speciale classe di persone. Ci vorrà qualcuno con percezione profetica. Esso richiede l'abilità di sapere ascoltare Dio, non di ascoltare il pastore o un fratello, ma Dio stesso. Perché quando Pietro ha avuto la rivelazione, Gesù non l'ha detto, te l'ho dato io. Gesù ha detto, è il Padre stesso che è nei cieli che ti dà la Dunque la rivelazione è del dominio di Dio stesso. È riservato a Dio. Non è la riservazione di un pastore, di un teologo. No. La rivelazione è sovrana. William Branham dice, la rivelazione è sovrana. E Dio lo dà, tanto Gesù ha detto nella Bibbia, non mi ricordo il versetto, dice nessuno conosce il padre se non il figlio, nessuno conosce il figlio se non il padre, e il figlio rivela il padre a chi è il buono. È chiaro? È scritto nella Bibbia, anche se non mi ricordo il capitolo, ma è scritto che il figlio rivela il padre a chi è il buono. Vuole dire che la rivelazione appartiene a Dio e Dio lo dà a chi è il buono. Dunque, se voi non avete la rivelazione, non potete adorare Dio. Amen. Sarete membri di chiesa fino alla fine della vostra vita. Corretto. Qualcuno mi ha raccontato che il presidente francese, conoscete un presidente francese che si chiamava François Mitterrand? Avete sentito parlare di lui? Prima di lui, dopo, mi sembra che dopo di lui che è venuto Chirac. Quell'uomo, sapete, i comunisti, i socialisti non credevano in Dio. È stato un ateo durante tutta la sua vita, ma quando era sul letto di morte ha visto la morte in faccia, ha chiesto che gli chiamano gli uomini di Dio affinché gli parlano. Ma il problema per lui che invece che gli uomini di Dio lo possano aiutare, l'hanno messo nel buio completo, perché non conoscono il piano della Chiesa. Qualcuno che è sul punto di morte, ti vuole un figlio di Mario Brano o un figlio di Brano per portare la vera parola di Dio. Dunque la rivelazione è qualcosa che appartiene solo a Dio e soltanto a Lui. Disse, ciò vuole dire che questo libro non può essere rivelato a chiunque, ma solo a una speciale classe di persone. Ci vorrà qualcuno con percezione profetica. E il giorno in cui tu fratello, io suo fratello, tu sorella, tu dici, oh ora siamo arrivati al dunque, e facciamo una denominazione, facciamo un'organizzazione, quel giorno Dio susciterà un Lutero in mezzo a noi. Amen. Perché questo messaggio non lo puoi ottenere. Amen. No, fratello. Perché crediamo che la rivelazione va avanti. Ok, esso richiede l'abilità di sapere ascoltare Dio. Ciò richiede l'istruzione soprannaturale. Non richiede l'istruzione di scuola, ma l'istruzione soprannaturale. E non semplicemente uno studente che compara versetto con versetto, se bene sia buono. Ma un mistero richiede l'insegnamento dello Spirito. Un mistero richiede l'insegnamento dello Spirito, altrimenti esso non diverrà mai chiaro. Quando noi prendiamo Apocalisse, quando noi, 1906, ho seguito un documentario che hanno portato un vecchio, che una vecchia signora che camminava così e diceva, anche io ero in quel locale là, quando hanno parlato in lingua e testimoniava. Sì, è una bella testimonianza. Ma avrete William Mario Brown,
e disse: sapete che cosa è successo là? Dio ha chiuso con noi. Quel movimento non è un movimento che dà forza alle nazioni, ma Dio chiude con le nazioni e ritorna il Vangelo a Israele. Perché quando il profeta viene, il profeta non vede quello che vedete voi. Il profeta vede altre cose. La gente era nel tempio, cantavano, ballavano, entravano nella città di Samaria e guarda e vede zombie e donne prostitute dappertutto. Perché l'occhio profetico vede altre cose. Ma la gente canta Dio, alleluia, ma tu dici che hai fatto? Branham dice, sono andato lì, hanno messo la musica, stanno parlando, tutti i predicatori dicono, amen, gloria. Branham ha guardato con l'occhio profetico, sapete che cosa ha visto lui? Che le donne che parlavano facendo le anche. Branham l'ha guardato e ha detto, ho visto solo il serpente che sta parlando. Ah, oh, avete capito? L'occhio profetico vede altre cose. Quando il profeta entra sulla scena, la gente dice, oh, abbiamo parlato in lingua, gloria a Dio. Hanno invitato fratello Braga, vieni al 50° anniversario della discesa dello Spirito Santo. Braga è passato di là, ha detto a loro, o l'America si la vede oggi, o mai più. Ah. 1900, perché ai 50 anni, 1956, sono passati 50 anni. Più un anno, 1957, Branham dice, 1957, l'America ha rigettato la Bibbia, allora Dio l'ha dimenticato. Ma la gente andava in chiesa, la gente leggeva la Bibbia, ma William Branham dice, Dio ha chiuso con l'America, perché l'America ha rigettato la Bibbia. E quella vecchia signora al Senato americano ha detto, ora noi non abbiamo più bisogno del vecchio Geova, abbiamo abbastanza soldi per formare i Marines, per mandare in guerra e conquistare il mondo. Ma ditemi dove l'America oggi. Hanno più paura di te e di me. È chiaro? Perché se voi rigettate Dio, la prima cosa che avviene, la paura. Quando vedete qualcuno che comincia a avere paura, sapete che la sua vita non è in ordine. Corretto. Ci vuole un mistero, richiede l'insegnamento dello Spirito, altrimenti esso non diverrà mai chiaro. Un mistero richiede l'insegnamento dello Spirito, e lo Spirito è sceso sulla terra. William Branham non è venuto per fare conto della gente delle nazioni, no. William Branham è venuto per dire alle nazioni, avete rigettato il vostro Messia, ora io parlo a Israele. E lo leggeremo dove l'ha detto. L'hanno rigettato, hanno detto, quando mi avete buttato fuori dalle vostre chiese, non sapete che avete rigettato Gesù. Perché la fine della Odissea avevo visto Gesù fuori dalla chiesa, hanno buttato quella faccia fuori, no, hanno buttato William Branham fuori. Amen. Corretto. È e Branham è l'interpretazione Gesù. Amen. È chiaro? Perché la Bibbia dice che il sangue deve essere portato 7 volte. Abbiamo avuto Paolo, Ireneo, ma l'ultimo trono è stato William Mario Branham. Quando Branham dice, quando voi pregate nelle vostre case, io non tocco di notte. Ah, tu lo sai questo? Tu stai pregando e lui qua non dorme, perché le tue preghiere lo vanno a colpire. Perché è stato il trono sul quale Dio ha usato nella settima epoca della Chiesa. E sangue, Paolo è grande profeta, ha visto la visione. Ha detto, c'è un solo mediatore tra Dio e gli uomini. Chi è? Gesù Cristo. Gesù Cristo uomo. Ma prima Paolo ha detto ai Corinzi, noi non conosciamo nessuno secondo la carne. Ma subito dopo viene e dice, c'è un solo mediatore tra Cristo, tra Dio e uomini, Gesù Cristo uomo. Alleluia. Non ha detto Gesù Cristo spirito. Amen. Perché Paolo era il trono che portava il sangue nel suo
dei ausiliari. E Paolo ne aveva uno che si chiamava Timoteo. Tito e tutti quei ragazzi che hanno lavorato con Paolo portavano solo la lettera di Paolo e le vedeva. E quando arriviamo alla settima epoca, possiamo vedere, fratello di Dio, non credete voi che in Dio è un ausiliario di Milano? La parola di Dio è chiara, fratello. Amen. Sì, sì. E Milano Branham disse: se ho conosciuto un uomo umile sulla terra, è il fratello Orman di Dio. Amen. Il più umile che esiste. Amen. Branham viene e dice: fratello di Dio, posso prendere il tuo tempo? Oh, fratello Branham, io non ho tempo per me. È un uomo umile. E il brano dice: lui viene solo per predicare questo messaggio. Ci vuole e ci vuole l'insegnamento dello Spirito. Alleluia. Per capire Dio. Amen. E per questo che quando è venuto Elia di Malachia 4, Elia di Malachia 4, come lo dicevo giovedì, Dio non ha mandato Malachia 4 per guarire il corpo, perché la guarigione del corpo l'abbiamo già nel tempo di Mosè. Anche dal tempo di Abramo, la gente viene e quando il re Abimelech, Dio l'ha colpito, chi ha pregato per lui? Non era Abramo, sotto il sangue dei tori e della niente. Sì, sì, sì. Non è così? Quando la vedova, Elia gli ha dato il figlio è morto, chi ha resuscitato il figlio? È stato Elia. Sì. Giosuè sotto il sangue dei agnelli gli ha fermato il sonno. Dunque quello che fai oggi non è che fai più di loro, ma che quello che Dio è venuto a dirti oggi è che la vostra anima deve capire Dio. Perché la gente guarda troppo alle cose. William Branham dice, l'ho dimenticato, dice me lo conoscono. Andate a dire ai miei discepoli. Dice, oh, l'incontro nell'aria. L'incontreremo nell'aria uno di questi giorni e lì verrà. E li porterà via le nostre anime. E questi corpi le porteranno nel museo della terra. È chiaro? Sono le anime che li porta via. E dice questi corpi qua, che ti rendono così ammalati, le porteranno nel museo della terra, sottoterra. Ritornerà nella polvere. Ma quello che interessa a Dio è la tua anima. L'unione è invisibile, non è un'unione visibile, ripeto, perché quando leggete gli opuscoli, leggete anche correttamente i titoli. L'unione invisibile. Sì. Non è così che è scritto, o è scritto l'unione visibile. L'unione. È un'unione invisibile. Amen. Quando lo spirito entra in qualcuno, voi non vedete entrare. Ma sappiamo che è entrato. Se tu ricevi lo Spirito Santo, come fai a sapere? Senti un movimento dentro di te, sai che c'è qualcuno, non è così. Ma come entra? Lo sai? Ma è entrato lo stesso. L'unione è invisibile. Lui entra, si siede e comincia a governare nella tua vita. Come entra? Per quale via? Tu l'hai visto entrare, ma è entrato. Quando un diavolo entra in un fratello o una sorella o qualsiasi persona, tu lo vedi quando è entrato, ma è entrato lo stesso. E sappiamo che entra. Ci vuole la possessione spirituale per capire il linguaggio di Dio. E Branham dice, quando noi parliamo, dice affinché il vento non soffiate sulla terra. E il problema della terra lo dobbiamo anche risolvere. Perché quando la Bibbia parla della terra, nel linguaggio di Dio ha un altro significato anche la terra. Quando la Bibbia parla di albero, c'è un altro significato. Quando la Bibbia parla del fiume, c'è un significato. Quando la Bibbia parla del mare, c'è un significato. Tutto, perché William Branham prima ha predicato Apocalisse, libro di simboli. È tutto simbolico, è tutto in parabola. Tu vedi 200 milioni di cavalieri che sono usciti, Branham viene solo su dei diavoli. Che sono entrati in Hitler, Mussolini, diavoli, ne ha visti, ma sono usciti e hanno cominciato a distruggere. Perché Dio vuole adempiere la sua parola. D-
disse: e io vedo un altro angelo che saliva dall'Oriente, dove Gesù verrà, con il sigillo di Dio nella sua mano. Quando noi parliamo del sigillo di Dio, che cosa è il sigillo di Dio? Conoscete voi il sigillo di Dio? Eh? Qualcuno mi aiuti? Lo Spirito Santo è il sigillo di Dio. Se Dio ti accetta nella sua casa, pone su di te il suo sigillo, vuol dire la sua stessa persona. Alleluia. E quando lui pone su di te la sua stessa persona, tu arriverai a destinazione, niente ti può toccare. Amen. Abramo dice: c'è un angelo, la Bibbia dice c'è un angelo che ha detto ai quattro angeli: fermate, non distruggete ancora gli api, i mari, tutte queste cose qua, finché non passo io con il sigillo di Dio delle mie mani. E vedremo ora, leggendo fratello Abramo, se non lo facciamo oggi, lo facciamo la prossima volta, chi è quell'uomo che aveva il sigillo per sigillare 144.000. Qualcuno deve avere questo sigillo. Per forza. Perché lui Abramo dice: la vita eterna passa da un uomo a un altro uomo. Non è così? Il vestito bianco lo dà qualcuno. Qualcuno si mette alla porta e deve vestire. Chi è quell'uomo? Chi è quel servitore che lo dà? Chi è quell'uomo che aveva il sigillo nelle sue mani negli anni 1914, fino a 1945, 1965? Dobbiamo scoprirlo. Deve avere un nome e un cognome, perché quando Dio ha detto a Mosè: Abramo, io scenderò, quando ha mandato Mosè, quando è sceso, ma la persona che è andato in Egitto aveva un nome e un cognome. Si chiama Mosè, il suo papà si chiama Abramo, dunque si chiama Amram Mosè. Il suo cognome sarebbe questo, se Amram, il suo papà si chiama Amram. Non è così? E aveva, se poi guardiamo sulla sua carta di nascita, l'atto di nascita, nome Mosè, cognome Abramo, nome della mamma e Giochebè, tutto. Sì. Non è così? Quando Natanael o Filippo, fratelli, dovete credere in Dio nella semplicità. Quando Filippo ha incontrato Gesù, ha incontrato il suo fratello Natanael, ha detto: abbiamo visto il Messia. Alleluia. Gesù di Nazareth, figlio di Giuseppe e di Maria. Non ha detto abbiamo incontrato un alieno. Ha detto abbiamo incontrato il Messia, figlio di Giuseppe e di Maria. Nella narrazione di Israele, Gesù portava il cognome di Giuseppe, anche se non è vero. Ma dovevano registrare quel bambino sotto un cognome. E il nome di sua madre. E Natanaele ha detto, Filippo ha detto: abbiamo incontrato il Messia di Nazareth, Gesù di Nazareth, figlio di Giuseppe e di Maria. L'avete letto nella vostra vita? Amen. Dunque è un uomo. E Mosè, nel libro di Deuteronomio, Mosè ha detto a loro: l'Eterno è vostro Dio, vi susciterà un profeta in mezzo a voi. Non è detto che qualcuno cadrà dal cielo, no. Un vostro fratello, lui sarebbe, se è un uomo semplice. Fratelli, non andate a immaginare delle cose strane. Dio scende nella semplicità. E scendere di Dio significa che Dio, che non vedete, si rende visibile. Amen. Sorella, Dio vi muove. Cambiate la visione. Ritornate su terra. E guardate che i fratelli e le sorelle che sono sedute in casa a voi sono Dio nella carne umana. Amen. Se voi lo credete, sono una benedizione per voi. Se non lo credete, non saranno una benedizione per voi. Dice: avendo il sigillo del Dio vivente, egli grida a voce alta ai quattro angeli al quale è stato dato di danneggiare la terra e il mare, cioè di distruggere il mondo, dicendo: non distruggete ora la terra, né i mari, né gli api, fino a che non
abbiamo sigillato al fronte gli schiavi di nostro Dio. Dunque, prima che la terra sia distrutta, prima che la bomba atomica esplode, prima dell'inizio della terza guerra mondiale, il brano ci ha detto, vedete in che cosa siamo entrati ora, i servitori di Dio devono essere sigillati. E seguite il vostro profeta. Paragrafo 91. Nell'opuscolo Le 10 vergini e i 144.000, predicato in 60. In 1914 il mondo intero si mette in cammino contro la Germania per una guerra mondiale. Ora Branham prende Apocalisse 7 e gli dà una data. 1914. È chiaro? Ma noi l'abbiamo letto tante volte. Ma quando viene il profeta di Dio, comincia a mettere le cose in ordine giunti. Ogni cosa al suo posto. Affinché il mio popolo non vive più nella confusione. Branham ha detto due cose. Ha detto c'è il predicare e insegnare. La predicazione che cosa fa? La predicazione è che io esco là fuori, o vengo anche qua, e predico duramente contro il peccato. Dice, se voi non mi ravvedete siete morti, andate in inferno. Così, questa si chiama la predicazione. Ma l'insegnamento, dice il fratello Branham, posizione di Dio nella loro posizione. Affinché tu non abbia un padre. Quando ti dicono che Obama cade, ha fatto Obama, ha fatto che devono mettere, come si chiama? E scippa, tu dirai perché me lo mettono qui? Macchina della destra, chi te l'ha detto che macchina della destra è quella? William Branham dice non è questo. Tu devi credere quello che dice la scienza o devi credere quello che ha detto Elia e Maria Chiamata. Amen. Però non dice non è, predichiamo sul macchio della destra e le tre fratello Branham. Affinché il mio popolo non sia più in confusione, Come la confusione è stata generata e sono usciti della chiesa, fratello Branham dice, gli angeli scaduti sono usciti, gli angeli caduti sono usciti della chiesa pentecostale, sono entrati in questo messaggio e hanno portato la confusione pentecostale nel messaggio. È per questo che abbiamo tutto questo problema e che aspettiamo delle cose che non verranno mai come lo pensavano nell'epoca di Laodicea. Altra volta andiamo avanti. In 1914 il mondo intero si mette in cammino contro la Germania per una guerra mondiale. È vero, il mondo intero entra in guerra e è successo qualcosa di strano. Tutti i paesi si sono messi in guerra. Voi vi ricordate? Era il 1914. Ma era il 1914. Non è strano. L'ho letto nel libro The Decline of World War, la fine della guerra mondiale, di cui possiedo una collezione. Vedete, fratello Branham ha letto bene, io non ho mai letto queste cose qua. Io non so come facciamo noi a essere così pigro. Perché se noi dobbiamo, sapete, se voi prendete quei libri, sono voluminosi, 500-900 pagine, e lui le ha lette tutti. Talvolta scendeva nella cantina, si portava dietro Filippo, Rebecca, Sara, e lui si sedeva in mezzo a loro e leggevano per lui. E lui ascoltava e prendeva le note. E per questo che fratello ha detto, se vi amate dovete amare anche i miei figli. Non potete dire a un uomo che l'amate se odiate i suoi figli. O credete così? Amen. Se io ti dico che io ti amo, devo amare anche i miei figli. Altrimenti è falso. E disse, di cui possiedo una collezione. Verso la pagina 44 è successo qualcosa di strano. Qualcosa di strano che non si sa ancora l'ora, fino a quest'ora, chi ha fermato quella guerra. Non si sa fino a questo giorno chi ha fermato la prima guerra mondiale.
Ma William Branham viene e dice: ora io vi do chi l'ha fermato. Io ve lo dico. Perché la guerra è stata fermata? Perché c'è qualcosa che Dio vuole fare sulla terra. E disse: fino ad ora nessuno sa precisamente l'ora in cui quella guerra è stata fermata. L'imperatore Guglielmo ha detto che non ha mai dato quell'ordine. Dunque tutti pensavano che era l'imperatore Guglielmo che aveva dato l'ordine. Ha detto: io non ho mai dato l'ordine di fermare la guerra. Tutti erano sul campo di battaglia che sparavano. Arriva qualcuno e dice: fermate la guerra. E tutti hanno depositato. Ma chi ha dato l'ordine? Nessuno sa. Passa qua. E la guerra è finita. La guerra è finita. La guerra è finita. Ma chi ha dato l'ordine? Non si sa. Come mai siete tornati a casa e sono andati? Hanno detto che la guerra è finita. Ma chi vi ha dato l'ordine? E l'imperatore? No, io non ho mai detto. Perché c'è stata una mano sopra me. E perché l'ha fermato Dio? Perché c'è bisogno di sentire 144.000. E ricordatevi, poi leggeremo, fratello, che da questa guerra gli ebrei, avendo visto l'ordine che hanno di loro in Europa, molti di loro sono andati in America. Sì, sì. Dove c'era l'uomo che portava il sigillo di Dio, è andato lì. Lo credete così? Perché l'uomo che aveva il sigillo dell'epoca si chiama William Marion Franz. Amen. L'imperatore Guglielmo disse: io non ho mai dato questo ordine. Ma ad un colpo la guerra si è fermata senza che nessuno sappia perché. Loro combattevano ed ecco che viene qualcuno per dire al fronte: è finito, la guerra è finita. E hanno firmato il trattato di pace. E non hanno capito perché, nessuno ha capito che cosa stava succedendo. Erano lì, arrivano tutti, la guerra è finita, tutti a casa, mariti, Antonetta a casa, la guerra è finita, la pace. Perché? Chi ha dato l'ordine? Che negoziare? Perché per finire una guerra bisogna fare delle negoziazioni, ma non ha fatto nessun negoziato. Allora la guerra è finita, hanno firmato il trattato di pace. Ma dove è uscita quella storia? È Dio che sta muovendo i suoi tasti. Perché Dio ha chiuso con i denti, ora deve parlare a Israele. E ricordate che il vero ebreo non è quello che vedete in giro, che vende i denti cambiati alle persone, che ti può prendere il tuo pantalone strappato e te lo vende di nuovo. William Branham dice: se un ebreo viene qua, cioè la prende la tua tastiera, te lo prende e te lo rivende. Perché hanno la natura del loro padre, Giacobbe, che ha preso il suo padre Laban, il suo suocero Laban, e l'ha toccato e è diventato ricco. L'ha fatto così, ma il vero ebreo non è lui. Il vero ebreo, Branham dice, sono quelli là che dopo che Tito è andato là, c'è un gruppo che è andato in Ira, quelle parti là, quelli là aspettano. E vedrete quando leggeremo fratello Branham. Branham dice: quando tornavano a casa, hanno detto: perché state tornando a casa? Perché dobbiamo incontrare il Messia. Loro avevano uno scopo: incontrare il Messia. Ma l'ebreo dimostri: il Messia non interessa, è un delinquente. Ti rubano. Lo ha detto il vostro profeta, credo che l'avete letto. Amen. È scritto nei opuscoli. Ha detto: gli ebrei non sono quelli, i veri ebrei non sono quelli, sono capaci di rovinare, di venderti i tuoi denti cariati, i denti rovinati, te lo prendi, te le imbianchi e te lo rimetti in bocca. Sì, è capace di farlo, ma non è di lui che stiamo parlando qui. Stiamo parlando di un vero ebreo che ama Dio. Disse, e Branham dice, per spiegare questo si curano giorni. Un altro angelo dice: aspettate un istante, non fate ciò, ci vorrà, prima si deve mettere il sigillo sul fronte del servitore di nostro Dio. E Branham dice:
era subito all'inizio della Pentecoste, nel 1906-1914, in quel momento là. Branham è nato nel 1904. Quanto è nato fratello Branham? 1909. La prima guerra mondiale è iniziata nel 1914. Dunque Branham aveva 5 anni. L'epoca di Odice è iniziata nel 1906. E ricordatevi, Branham dice, non c'è nessuno di svegli. Che dura tutti i 3 anni. Perché nel 1909 William Branham è già nato. E la colonna di fuoco si è spostata dove? In Kentucky, sopra la testa di questo bambino, che doveva venire con il sigillo di Dio nelle sue mani, che Dio vi benedica e benedica le mamme.